Tavolo degli orrori. A un certo momento del secolo scorso, quando dell'idea architettonica si era perduto persino l'odore, nacque l'architetto culturalista. Nacque forse nel botteghino d'un rivendugliolo di stampe antiche, da padre eclettico e da madre accomoda tutto. Crebbe il piccino con il latte di 100 balie e alla scuola con le lezioni di 100 precettori. Il ragazzo doveva immagazzinare nella sua zucca un'enciclopedia di nozioni architettoniche. Conoscere fu questo il motto che il giovinetto incise nel suo ex libris. Comporre fu questo l'impegno che egli si assunse di fronte al prossimo. Erigere case fu questo l'incarico che l'attonita borghesia, fiduciosa di lui, affidò al nuovo leone. Ogni uomo ha nel capo il suo paradiso, composto dalle sue preferenze ideali, dai suoi amori, dalle sue sottili e godute conquiste morali. Così l'architetto culturalista ebbe il suo paradiso. Non si ebbe mai la chiave di quel limbo misterioso. La storia del gusto, per suo conto, indagò per rivelare quel patetico mondo, ma fu tempo perduto. Abbiamo noi, oggi, il privilegio di svelare quel segreto. È andata così. Abbiamo ammazzato l'architetto culturalista, gli abbiamo aperto il cranio e abbiamo accuratamente ricavato tutto il suo paradiso mentale. Lo abbiamo ricomposto minuziosamente e fotografato per darne notizia ai nostri lettori. Quel che raccontiamo avvenne 3 anni or sono, nella famosissima esposizione di architettura razionale realizzata alla Galleria d'Arte di Roma. Di questa mostra molti si sono dimenticati, altri fanno finta che non sia mai avvenuta, altri ancora cercano di far credere che le cose andarono in maniera differente. Ma la famosissima esposizione è più viva che mai. Ecco che l'elemento fondamentale, il tavolo degli orrori, ci serve oggi per risparmiarci un lungo articolo. Abbiamo aggiornato il tavolo degli orrori. Si diverta il nostro lettore. Pietro Maria Bardi, quadrante numero 2, giugno 1933.